Bentornati a una fetta di paradiso. Buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi vi mostro la spesa che ho fatto sabato mattina al Todis. Sull'onda delle offerte di settimana scorsa, che andavano dal 9 al 19 marzo, praticamente ho trovato delle cose che stavano ancora in offerta, ma ho trovato anche altre offerte, quindi presuppongo che per chi ha il Todis nelle vicinanze o comunque nella propria regione, perché alcuni di voi mi hanno detto che il Todis non lo trovano, credo che il Todis sia diciamo un discount, differentemente dall'Eurospin che si trova in tutta Italia, il Todis credo si trovi solamente nel centro Italia. Per esempio la mia amica che sta a Roma lo trova, però ecco, forse nella fascia centrale, quindi magari Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo lo potete trovare, poi non lo so, magari anche nel Molise ci potrebbe essere, però poi magari come si va verso il centro nord Italia o come anche il centro sud Italia magari non lo si trova. Un altro discount che è molto simile al Todis è il Tuodì. Diciamo che i prodotti sono simili anche se non uguali, quindi magari se non avete il Todis potete avere il Tuodì. Allora, io mi accelero perché la spesa è stata un po' grande, nel totale ho speso 57 euro e vi mostro cosa ho preso. Allora, ho preso la carta forno 99 centesimi 6 metri, la uso spesso per cucinare praticamente di tutto e quindi mi è finita, l'ho dovuta riprendere. Ho riacquistato questo sapone per le mani, proprio per, diciamo, da usare in cucina. Infatti io lo tengo sul lavello a fianco al detersivo per i piatti. Praticamente è un sapone ipoallergenico che non irrita la pelle e che serve per eliminare gli odori, quindi ad esempio se pulite e viscerate il pesce, piuttosto che magari pulite la testa dell'aglio, insomma quegli odori forti che vi rimangono sulle mani, lavandovi con questo sapone li leva via. Questo è un sapone al lime ed è un antiodore. Io con questo mezzo litro di sapone ci ho fatto quasi un anno, calcolate che lì ne ho ancora tanto, però l'ho ripreso perché comunque il prezzo è buono rispetto ai saponi che si trovano nelle grandi distribuzioni. Questo viene 1,49 euro, benissimo, cioè nel senso è ammortizzato benissimo, perché l'ho usato per più di un anno e sta ancora là un pochino. Poi ho preso, perché non l'ho trovato nella bottiglia grande, il succo di frutta alla pera, nettare di pera in brick. Questi li ho pagati 59 centesimi o 54, non ricordo bene, perché non ho trovato la bottiglia. La linea è sempre la Canaria. Io ho anche acquistato da un litro il nettare di pesca. La settimana scorsa vi avevo mostrato l'albicocca e la pera, sempre in formato grande. Comunque troverete il link in alto a destra. Sempre grazie alle offerte che avevano messo nella settimana passata dal 9 al 19 marzo, ho trovato un formato di pasta che io uso spesso, di solito lo acquisto della De Cecco ed è integrale, però non l'avevo ritrovato alla grande distribuzione, quindi ho visto sul volantino che li aveva senza glutine e Todis, li sono andati a prendere. Vi sto parlando dei tubetti rigati e il formato. Questo sempre sono, vabbè, lui lo chiama ditalini senza glutine, sono 500 grammi e viene 1,49 euro. Da oggi che è lunedì il prezzo non lo trovate, cioè lunedì che state vedendo il video, oggi è domenica e sono le 7:30 di domenica mattina, però da domani, quindi da oggi, perché voi vedete il video oggi che è lunedì, torneranno a prezzo pieno, ovvero 1,99 euro, che comunque per essere un prodotto senza glutine il prezzo è vantaggioso. Quindi per chi di voi fosse celiaco io lo consiglio, perché è una linea di pasta molto molto buona e anche mia cugina che l'ha assaggiata me l'ha promossa, lei è celiaca. Poi, sempre ve l'ho mostrato di un'altra varietà, questa busta di biscotti, sempre vi lascio il link in alto. Praticamente sono i biscotti Lambert's, quelli tedeschi, biologici, questa volta però l'ho acquistati alle erbe, non l'ho mai provati. Praticamente tra gli ingredienti si trova la farina integrale di grano, zucchero di canna, burro intero, agenti lievitanti, miscele di erbe tra cui menta, melissa, calendola, un po' di sale.
E vi farò sapere come sono. Comunque quelli al temacia, lo sapete, fanno paura. Poi, sempre nel reparto delle farine, ho riacquistato un po' di cosine che mi erano finite. Siccome ho rimesso in auge la macchina per il pane, volevo appunto diciamo rimpinzare un po' la dispensa. Quindi ho acquistato il lievito per torte dolci e salate, che sarebbe il lievito quello in polvere classico, e questo mi stava su una cinquantina di centesimi più o meno, così come il lievito di birra. E anche questo è un 50 centesimi più o meno, 49, 52, adesso non ricordo bene. Entrambe le scatoline contengono 5 buste, quindi come prezzo è buono, molto simile a quello della Lidl per intenderci. Poi sempre della linea senza glutine e della marca Solo Sano ho acquistato la farina pane e pizza. L'ho presa perché costava 1,29 euro, il prezzo pieno, quella che ho preso la settimana scorsa veniva 1,29 euro, questa costava con lo sconto 1,49 euro. Il prezzo pieno si discosta di poco, mi sembra che sia 1,79 euro, quindi anche se non trovate l'offerta da oggi, però il prezzo è comunque buono rispetto alle marche diciamo blasonate del senza glutine. E l'ho acquistato perché volevo provare a fare il pane senza glutine e quindi l'ho preso. Poi sempre senza glutine ma a prezzo pieno ho acquistato la farina di ceci, questa mi mancava perché io ci preparo spesso le farinate con le verdure e quindi l'ho voluta riprendere. Questa pure mi sembra che stava sull'1,30 euro. Poi ho ripreso la farina integrale a cuore mediterraneo, questa è la linea delle farine del Todis e mi ci trovo molto bene, è farina di grano tenero integrale al 100%. Io di solito la taglio con la farina di tipo 2 o la farina di tipo 1 che acquisto sempre della stessa linea, e questa se non erro l'ho pagata sull'1,20 euro più o meno, e stava mi sembra in offerta, però non era l'offerta della settimana del papà ma è proprio l'offerta che avevano lì al Todis, presuppongo lo possiate trovare anche oggi. Poi ho riacquistato, come vi dicevo la settimana scorsa al Terno, la bevanda al farro perché ho finito quella all'avena e ovviamente è durata una settimana, forse anche qualcosa di meno perché ci inizio a fare anche gli spuntini pomeridiani, quindi mi finisce prima. Ho ripreso questa al farro, 2,19 euro prezzo pieno, è un po' carina però, cioè carina caruccia nel senso di costo, però è proprio buona ragazzi, cioè io ve la consiglio, a me piace da morire, è sempre vegana e biologica, della marca Fiorentini, è una delle bevande diciamo vegetali più buona dopo l'avena secondo me. Poi ho acquistato della mia regione e ve li pronuncio come si dicono in abruzzese, tagliarille, praticamente la pasta di semola fresca, io di solito la uso con i legumi, quindi unisco non so i cannellini o i ceci e un po' di verdure e ci faccio proprio la zuppa e questi cioè, mi piacciono tantissimo e l'ho pagati 1,20 euro mi sembra, comunque la pasta fresca non costa più di 1,50 euro a Todis. Poi nel reparto banco frigo ho acquistato, mi si sono incollati perché mi si è rotta la scatola delle uova, quindi praticamente ho dovuto gettare due uova perché si sono proprio sfrannicate in una maniera, ho spostato la videocamera scusate, e si sono proprio rotte, quindi mi hanno praticamente, l'albume mi ha mi ha attaccato tutte le confezioni dei prodotti che avevo vicino alle uova, ecco, mettiamola così, quindi sto facendo fatica a staccarli, con tutto che l'avevo già lavate, comunque vabbè, tagliamo corto. Allora, ho ripreso il formaggio Gouda, o Gouda, non so come si pronuncia, a fette, questo piace tantissimo a me e mio marito perché è un formaggio molto dolce, a parte che poi è a pasta filata, quindi ci piace anche per cucinarlo, oltre che a mangiarlo così. E sono praticamente 150 grammi e costa 1,20 euro. Poi sempre ho ripreso lo speck Moser, questo è light, è al 50% di grassi in meno e ci troviamo abbastanza bene, è buono, cioè tutto sommato è buono come affettato ed è anche senza glutine, quindi insomma sempre per chi di voi fosse celiaco è una mano santa. E poi ho trovato in offerta la Bresaola e stava in offerta a 1,20 euro
1,89 mi sembra, perché il prezzo pieno era 2,19, quindi prende 30 centesimi di sconto, 30-40 centesimi di sconto in meno. E questo penso lo troviate anche questa settimana come sconto. Quello che vi mostro sono tutti i prodotti che sono stati testati e stratestati, quindi ve li consiglio proprio a spada tratta perché sono ottimi. Poi ho ripreso della linea Verde Amore i burger vegetali. Ho comprato questi che sono quelli classici senza verdure, e questa è la melanzana. Questi mi sembra già, no, non ve l'avevo mostrati, no, perché l'altro video haul, che vi lascio sempre il link in alto a destra, avevo preso i carciofi e agli spinaci, però ho voluto provare questo alla melanzana e questi classici, comunque piacciono anche a mio marito, quindi insomma male non fanno. Quelli vengono 1,99 euro la confezione. Poi ho preso lo yogurt da bere, questi stavano in offerta e penso siano un'offerta della settimana, quindi li trovate ancora. Il prezzo pieno è 59, io l'ho trovato a 45 centesimi, ne ho presi due perché poi alla fine sono solo due gusti, fragole e banana. Però insomma da portare in studio comunque come break, perché poi anche a livello calorico sono 152 calorie, quindi insomma si può fare tranquillamente. E ho riacquistato lo yogurt greco 0%, perché questo del Tollis mi piace in maniera particolare, viene 79 centesimi, quindi molto di meno di quello della Lidl che sta a 1,32 euro, 1,39 euro, non mi ricordo, vabbè questo costa la metà ed è buonissimo, si assomiglia molto alla marca quella Fuji, come cavolo si chiama, non lo so. Però questa è la Pavlakis, è uno yogurt ottimo, a me piace tanto. Poi ho acquistato nel reparto dell'ortofrutta, ho fatto man bassa questa settimana perché ovviamente stando a dieta ho dovuto riacquistare la mia dose di droga verde, ovvero di verdure. E il mio nutrizionista nel lontano 2006 mi disse che gioielliere della persona salutista è praticamente l'ortofrutticolo, perché appunto spaccia tra virgolette frutta e verdura di cui diciamo la persona, il salutista che mangia in maniera sana e controllata, quindi corretta, e deve appunto assumere tutti i giorni, e quindi andando a fare la spesa all'ortofrutticolo insomma spende una carovana di soldi. Per quello l'ha chiamato, l'ha definito il gioielliere della, diciamo, della dieta. E questa cosa mi è sempre rimasta in mente, sono 11 anni ormai, cioè è proprio, infatti io e mio marito ogni volta diciamo, oppure io dico sono stata dal gioielliere, ho comprato tanta roba buona, e lui subito capisce che mi riferisco al nutrizionista. Allora, di questa linea Ambruosi e Viscardi, con cui mi trovo benissimo, fanno tutte queste insalate che chiamano poker di tre sapori, costano 1,20 euro, tranne un paio che costano 1,09 euro mi sembra, e le fanno queste sono da mezzo chilo, invece mezzo chilo magari, no, sono da, aspettate, sì, 250 grammi, e io più o meno ci mangio due volte, cioè nel senso sono quattro porzioni più o meno, ma perché io la smezzo e la mangio con mio marito, a volte la mangio un'intera da sola, cioè dipende se mangio da sola o con lui. Comunque non costano tanto, questa in particolare contiene indivia riccia, indivia scarola, pan di zucchero, radicchio rosso, finocchi, cipolla rossa e carote. C'è quella con la rucola e quella con le cipolle che sono buonissime, però ho voluto prendere questa perché avevo un'altra busta iniziata, quindi non ho voluto strafare. Poi sempre della stessa linea ho acquistato la bietola, queste sono verdure che sono già tagliate e pulite, io di solito le risciacquo sotto l'acqua corrente, però volendo le potete cucinare direttamente tirandole via dalla busta. Queste sono 400 grammi e praticamente dietro c'è tutto, c'è scritto il nostro DNA, cioè nel senso vi mostrano tutta la catena, diciamo, dalla produzione fino a quando arriva sulle vostre tavole. E una,
una, ma, cioè una, come si dice, un, questa proprio azienda agricola Ambrosio e Biscardi è un'azienda che io ho assaggiato, cioè io acquisto sempre le loro verdure perché mi ci trovo bene, sono buone, non, insomma non hanno nulla da che invidiare alle verdure proprio quelle che comprate sfuse. Ovviamente costano un pochino di più perché le vendono già incartate, pronte all'uso, quindi ovviamente. E queste le ho pagate 1,50 euro. Poi ho acquistato invece sfuso il cavolfiore e ne ho presi due piccini perché così li posso usare due volte. Questi li ho pagati 89 centesimi. E, buono, a me il cavolfiore piace, sia il cavolo che il cavolo broccolo, tutta la famiglia dei cavoli a me fanno impazzire. E rimanendo sul tema cavolo, e praticamente ho trovato finalmente, perché lo trovavo solo surgelato, invece l'ho trovato fresco e ne ho presi due, ho trovato il cavolo toscano, praticamente sarebbe il cavolo nero, e ne ho presi due. Questi vengono 99 centesimi a fascio e niente, io praticamente l'ho visto, che poi si chiama cavolo toscano ma viene prodotto in Puglia, questa è un'altra cosa che io rimango insomma quel punto interrogativo. Comunque vabbè, evidentemente anche la Puglia ha i semini del cavolo nero e li produce, e anziché in Toscana li produce in Puglia. Sì, stavo leggendo, in provincia di Brindisi vengono coltivati. Comunque, guarda, guardate che belle foglie, insomma ne ho presi due, voglio di 2 euro, e poi il cavolo nero a me piace tantissimo, proprio buono, buono, buono. E poi ho riacquistato un avocado e ho notato che hanno aumentato i prezzi, perché l'avocado lo vendono a pezzo, cioè non lo devi pesare sulla bilancina con il numeretto, ma il prezzo che vedete in esposizione è il prezzo di ogni singolo pezzo. Prima veniva 1,79, adesso costa 1,89, l'hanno alzato di un 10 centesimi perché secondo me lo vendono, e allora ci hanno visto lungo, ho detto vabbè allunghiamo un po' il prezzo, però ne ho preso uno perché lo voglio mangiare col salmone. E poi sono addirittura d'arrivo, spero che sto video sia durato di meno dei soliti 25 canonici 25 minuti in cui vi parlo a profusione. Allora, questa marca di biscotti, la Bouillon, ve l'ho mostrata sempre nell'ultimo video spesa, stava ancora in offerta 1,29 euro, quindi ho provato un altro tipo di biscotto che non avevo mai acquistato. Vi sto parlando dei biscotti Maria. E questi sono senza lattosio, praticamente contengono sì, biscotti senza glutine e senza lattosio, perché quelli che vi avevo mostrato la settimana scorsa erano al cacao con gocce di cioccolato, e poi quelli nostri classici che vi uscirà da qualche parte l'immagine, quelli insomma in bianco con le gocce di cioccolato. Questi fanno tutta questa linea che non lo so, cioè a me piacciono tantissimo, e questi in particolare sono senza glutine ma anche senza uova e senza latte, quindi contengono farina di mais, olio di girasole, zucchero, amido di mais, farina di riso, sciroppo di glucosio e fruttosio di mais, fibra di mais, fibra di pisello, sale, agenti lievitanti, emulsionante, lecitina di soia, fonte di fibra. E praticamente sono senza glutine, senza lattosio e senza uova, però hanno lo sciroppo di glucosio dal mais, quindi insomma diciamo fanno un po' meno danno rispetto ai biscotti classici, ed è 400 grammi di prodotto. Vi farò sapere come sono. Poi ho riacquistato, perché sono stati veramente buonissimi, i radeschi che vi avevo mostrato nell'ultimo video spesa della settimana scorsa. Sarebbero le girelle con l'uvetta passa, e questi sempre con aromi naturali, senza grassi idrogenati e senza olio di palma, 99 centesimi 4 pezzi. Ho notato, perché l'altro sabato forse ero arrivata troppo tardi, non c'erano, cioè c'erano solo questi, invece abbassando lo sguardo nello stand ho trovato tanti tipi di briochine di merende, e quindi ne ho volute provare altre, perché il prezzo secondo me per 4 pezzi 1 euro comunque è vantaggioso, cioè a momenti neanche al bar, voglio dire, paghi 1 euro una merenda e queste te ne vende 4, e l'impasto è veramente buono perché è tenero, è saporito, dice quello che c'è scritto negli ingredienti. E praticamente ho acquistato le trecce all'albicocca, sempre 4 pezzi, sempre con aromi naturali, senza grassi idrogenati, senza olio di palma, e
praticamente ogni 100 grammi di prodotto ha aspettate 457 calorie. Calcolate che queste merende pesano tutte e quattro 160 grammi, quindi praticamente una merenda su 40 grammi, quindi voglio dire, saranno, adesso la matematica di prima mattina è difficile, però più o meno sarà una ottantina di calorie, 90 calorie a merenda, quindi insomma per una colazione, per cambiare a colazione insomma si può fare. E poi ho acquistato sempre della stessa linea I Tesori del Forno i cornetti integrali, e sono la stessa linea di queste merende qui che vi ho mostrato, no? Questa e questa, sempre 99 centesimi, 4 pezzi, e questi sono integrali vuoti. E niente, ho voluto acquistarli per, sempre per la questione di variare il più possibile le colazioni, per non entrare nel torpore della dieta monotona che dopo un mese praticamente lasci nel cassetto e dici va bene, c'è grazie. Invece variando con questi biscotti, le varie bevande vegetali e un po' insomma anche un mix di verdure, io cerco di cambiare tutte le settimane, cioè io vado a fare la spesa, cerco di prendere sempre cose diverse in maniera tale che poi quando vado a cucinare durante la settimana cucino sempre cose diverse, e così evito diciamo la noia, e oltremodo mangiando sempre anche cose diverse non solo ti annoi ma nutri l'organismo con tutti diciamo le vitamine, i sali minerali, con tutti i nutrienti, macro, micro nutrienti che esistono, perché non mangi sempre le stesse cose. E devo dire che insomma sta andando benino, ma probabilmente poi vi farò un video di aggiornamento, perché poi da quando ho iniziato a fare video video spesa e in concomitanza con la dieta ci sono state varie evoluzioni, quindi probabilmente vi farò un video a parte. Quindi ragazzi, questa è tutta la mia dieta, spero che abbiate magari conosciuto nuovi prodotti mai visti o mai presi, perché non sapevate com'erano, e adesso ve lo diciamo indicati e un pochino ve ne ho parlato, quindi spero che possiate prendere spunto. Sto tornando un pochino afona e vi ringrazio per aver guardato il video. Se non vi fosse iscritti al canale, vi prego iscrivetevi, io vi aspetto a braccia aperte, e attivate la campanella per le notifiche dei video online, e se vi è piaciuto il video lasciatemi qualche like o comunque condividetelo sui vostri social, e io vi aspetto alla prossima spesa, che probabilmente arriverà un pochino prima di lunedì prossimo, e quindi vi auguro una buona spesa e vi auguro anche un buon inizio settimana. Ciao, ciao a tutti!